Sono in stato di agitazione da oggi i dipendenti della Polizia Municipale del Comune di Caltanissetta, a dichiararlo l'organizzazione sindacale della funzione pubblica CGIL. Nodi al pettine quindi che riguardano sia l'organizzazione dei servizi e del personale, ma anche incertezze sul personale, sulle busta paga, poco chiare fino ai pagamenti degli straordinari con più di 8 mesi di ritardo. È una situazione che da ormai troppo tempo si trascina e che ha generato molti malumori tra gli agenti stessi della Polizia Municipale di Caltanissetta. La questione riguarda l'organizzazione del lavoro e la mancata trasparenza negli emolumenti e nella busta paga. Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, noi siamo assolutamente rispettosi di quelle che sono le prerogative del dirigente. Siamo consapevoli pure di una carenza di organico notevole. Noi abbiamo attualmente 51 agenti di polizia su una dotazione organica di 110 e a fine mese sappiamo che andranno altri 4 in pensione. Ma questo non può essere assolutamente giustificativo, non può essere un alibi sulla mancata applicazione del regolamento locale di polizia municipale. Sulla rotazione del personale e sugli incarichi che vengono affidati agli agenti stessi. L'altra questione importante è che il personale non ha assolutamente contezza di quello che gli viene pagato e gli viene remunerato anche con notevole ritardo in busta paga. Queste sono solo due questioni che ci hanno portato a indire lo stato di agitazione, di attivare tutte le procedure di raffreddamento in sede prefettizio e riprendere un'avvertenza che, a nostro parere, deve trovare finalmente soluzione. La funzione pubblica CGIL ha inoltre chiesto un incontro al prefetto e l'attivazione di un tavolo per avviare le procedure di raffreddamento dello stato di agitazione.